Violenta razzia di negozi sfondati con auto utilizzate come teste di ariete impongono urgenti e necessarie misure di prevenzione da parte di commercianti già fortemente provati dalla crisi economica che imperversa da mesi ormai. C'è allora chi si ingegna con l'aiuto del fabbro e tenta di proteggere quella dignità lavorativa minata da più parti. Compaiono così le barriere antisfondamento a protezione delle vetrate dei negozi. Ci si perde un po' in visibilità, ma ci si guadagna in sicurezza. Succede nel comune di Augusta e anche in quello di Floridia, dove l'esigenza è quella di proteggersi dalla criminalità. Nasce dall'esigenza di proteggerci, perché abbiamo subito per 2 volte nel punto vendita di Augusta una rapina usando un'automobile come ariete e quindi hanno sfondato proprio fisicamente le vetrine. E l'idea del fabbro è stata quella di creare queste inferriate, appunto, che dovrebbero servire per attutire l'impatto dell'auto, che non dovrebbe riuscire a prendere il vetro, ma dovrebbe, appunto, come primo ostacolo trovare l'inferriata. È vero anche che ad Augusta l'avevamo già fatto e hanno trovato loro il modo di usare, insomma, sempre questo metodo entrando dalla porta principale. Adesso abbiamo studiato un altro sistema mettendo dei paletti di ferro davanti, abbiamo avuto l'autorizzazione del comune, per cui provvederemo ad Augusta a effettuare questa soluzione. La cronaca, così come confermano dalla Compagnia dei Carabinieri di Siracusa, registra una rapida successione nel mese di dicembre di furti perpetrati con lo stesso modus operandi, un'auto contro la vetrina e la razzia della merce, sia nel capoluogo sia ad Augusta, dove grazie alla collaborazione di un testimone si riesce ad catturare gli autori della rapina. Indagini in corso, con la sensazione che gli autori degli atti criminosi provengono da Catania con la complicità di alcuni basisti siracusani. Pesante supplizio da supportare per i commercianti che devono sopperire ai danni materiali provocati e rifornirsi nuovamente di merce. Questo è un periodo difficilissimo per noi, per cui sopravvivono le aziende, i negozi che hanno un background corposo, comunque gestite come la nostra da famiglie, perché diventa difficile restare a galla, diventa difficile stare al passo, sostenere le spese e intanto fisicamente la violenza di un tipo di furto del genere ti demoralizza perché ti senti nudo di fronte alla criminalità, o comunque il modo di difenderti e diventa difficile difendersi. L'appello lanciato diventa quello di un maggior controllo del territorio per non sentirsi abbandonati a se stessi. Ci sentiamo da soli, anche se devo dire che ad Augusta le forze dell'ordine hanno svolto un ottimo lavoro perché la seconda volta sono riusciti a recuperare la merce e ad arrestare i malfattori. Però comunque ci vorrebbe più controllo del territorio perché noi la notte non dormiamo. Abbiamo l'incubo del telefonino che suona e ci avverte che l'allarme è staccato. Abbiamo speso un mare di soldi in un momento in cui non se ne potevano spendere, per creare inferriate, per studiare soluzioni, per intensificare gli allarmi, le telecamere.